Ciao ragazzi, ieri ho fatto un piccolo video dove parlavo di una differenza sostanziale che avviene nel marketing. C'è chi vende strategie di marketing e c'è chi è un marketer professionista. Ci tengo veramente a spiegarti questa differenza perché comunque nel mercato reale fa realmente differenza sui risultati. Quindi da una parte c'è chi copia delle strategie e le insegna, ok? Sono sostanzialmente persone che si elevano a guru. Questo perché? Perché non avendo mai lavorato come marketer realmente, quello che possono fare è mostrare i risultati, i soldi che hanno fatto vendendo queste strategie. Ok? È uno schema molto semplice. Ci si rivolge a persone che vogliono arricchirsi e si vendono strategie di marketing per arricchirsi. Ok? In realtà è un cane che si morde la coda. Perché queste persone che si elevano a guru e vendono strategie di marketing copiate e rimestate non hanno mai fatto il vero mestiere del marketer. Questo video lo faccio appunto per spiegarti qual è il vero mestiere del marketer, cioè cerchiamo di fare una differenza sostanziale, cerchiamo di capire cosa porta realmente risultati, ma cerchiamo anche di capire perché avvengono certe dinamiche. Premetto che io non ce l'ho con nessuno, poiché anch'io vendo corsi di marketing, anche se io sono un marketer professionista che ha fatto un tot di esperienza nella sua vita vendendo cose reali, questo non è che mi mette nella posizione di poter giudicare male gli altri. Chi vende strategie di marketing copiate sta solo facendo un lavoro come un altro. L'ho sempre detto, non ce l'ho con nessuno di loro, però vorrei che nella divulgazione del mio lavoro, ovvero in quello che faccio tutti i giorni, parlare di marketing, sia fatta luce su queste evidenze, ok? Che sono fatti reali. Quindi tu puoi prendere una strategia di marketing, ok? Che la puoi prendere in America, la puoi prendere in Italia, la rimesti un pochettino, la vendi come soluzione definitiva alle persone che vogliono arricchirsi. Cioè, questa è semplice come strategia. Se tu vuoi fare questo mestiere nella vita, ti basta fare questa cosa. Ne vediamo tutti i giorni uscire di questi pseudo guru che si elevano a dio del marketing. Io ho visto veramente, ragazzi, delle persone che dicono di essere dio del marketing digitale quando in realtà hanno solo venduto i loro corsi di marketing e mai una volta si sono messi nella condizione di prendere un'azienda e portarla al risultato. Il vero marketer, il marketer professionista, è colui che sa adattare il marketing a qualsiasi prodotto e servizio, sa controllare i desideri di mercato e ci costruisce sopra delle offerte, sa individuare i target e sa fare tutto questo lavoro nell'insieme, quindi adatta le strategie a quello che sono questi dettagli. Non sa prendere una strategia, copiarla e rivenderla, perché non è il lavoro vero del marketer, questo è il marketing delle strategie copiate. Per carità, è un mercato che vale milioni di euro e non mi sento assolutamente di dire che queste persone sono dei farabutti. In realtà loro rispondono a un desiderio di mercato, che è quello delle persone che vogliono arricchirsi o vogliono fare soldi senza lavorare. Sostanzialmente sono opportunity seeker. Però c'è anche da dire che dal momento in cui tu pensi, ok, per l'effetto Dunning-Kruger, quando tu pensi di sapere qualcosa, potresti fare dei danni, perché in realtà peggio di chi non sa, c'è chi pensa di sapere. Questa è una grossissima verità. Quando tu ti metti nella condizione di spiegare le cose come assolutismo, ovvero dando per certo che l'unica cosa che funziona e che porta risultati è questo, potresti fare dei danni alle persone. Ecco perché io sono veramente la persona che riceve più lamentele al mondo, perché le persone che si rivolgono a me mi dicono: Marco, guarda, cavolo, io ho fatto quello, ho seguito quello, non ho ottenuto risultati, cosa ho sbagliato? Tu non hai sbagliato niente. In realtà hai fatto bene a provare, perché così hai potuto vedere la vera differenza, ovvero che se ti metti nella condizione di copiare la strategia di un'altra persona, vedrai che non funziona. Come spiegavo nel video di ieri, un vero marketer ti sa vendere una banana come una chitarra, come un'idea politica, come un'idea religiosa. Non cambia nulla, si applica il marketing alle circostanze, quindi ai desideri di mercato che fluttuano intorno a queste cose. Si costruiscono delle offerte e si va sul mercato. Quando trovi delle persone che ti danno degli assolutismi, ovvero ragazzi, non c'è differenza, bisogna fare questo, questo e quest'altro. Ok, vedrai che se applichi quella strategia, prendi qualsiasi strategia copiata che è nel marketing delle strategie copiate, vedrai che non funziona. Te lo posso garantire, non funziona. Funziona solo se tu comincerai ad adattare
diversi tipi di strategie a quelli che sono i desideri di mercato, ma se no, altrimenti non funziona. Quello che ti vengono queste persone è l'idea di un guadagno facile, è l'idea di potresti essere come me se compri il mio corso, se fai questa cosa come te la dico io, diventerai come me. Ma in realtà vedrai che ci sono un sacco di professionisti che si svenano tutti i giorni per spiegarti che questo non è vero. Io sono uno di quelli. Non funziona così, ragazzi. Il marketing delle strategie copiate non è il marketing vero. Il marketing vero è fatto da persone professioniste che si mettono lì e costruiscono la sedia, cioè è un lavoro manuale, non ha nulla a che vedere con guadagni miliardari, giri in Ferrari e jet privati. Anzi, adesso vedo che un pochettino questi super guru stanno un attimino abbassando il tiro perché hanno visto che alle persone non interessa così tanto poi il jet oggigiorno. Adesso tutti la cominciano a mettere sull'umiltà, però quello che voglio comunicare, quello che voglio spiegarti è che comunque stiamo parlando di un desiderio di mercato. E se ci sono persone che comprano e loro ottengono risultati, è perfettamente normale, ma questo non è il vero marketing. Un marketer professionista è una persona che sa adattare il marketing a qualsiasi cosa. Tu prendi uno di questi super dio del marketing, fagli vendere una banana e vedrai che non la sanno vendere. Ecco perché prendili tutti e vedrai che nessuno di loro ha una vera azienda, ok? Magari entrano come soci dopo, facile così, ma nessuno di questi ha mai creato una vera azienda. Li conosco tutti anche, tanti anche di persona. Non voglio parlare male di loro, attenzione, stanno facendo un lavoro, potrei farlo anch'io, potrei mettermi a fare quello e ovviamente dovrei tirare l'acqua al mio mulino. Però la verità, se dobbiamo parlare di verità, è un'altra. Quindi, nell'illusione di poter fare soldi facili, attenzione perché se vuoi fare quel tipo di lavoro, è un lavoro come un altro, ma dovrai metterti in condizione di lavorare su quel desiderio di mercato, quindi copiare strategie e rivendere strategie copiate a persone che si sono illuse di fare guadagni facili. Ok? Quello funziona, funzionerà sempre. Il marketing, in realtà, non nasce con cattive intenzioni, il marketing nasce in maniera sterile. Sei tu, siamo noi che gli diamo un significato e gli diamo un'operatività al marketing. Quindi in realtà, ragazzi, questo video serve proprio a farti capire queste differenze. Se vuoi fare nella vita il marketer professionista, sappi che non ha niente a che vedere con tutto questo. Il marketer professionista è colui che sa adattare il marketing a qualsiasi desiderio di mercato. Quindi c'è un desiderio di mercato, lo sa captare, lo sa individuare, lo sa rendere fruibile a una determinata offerta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è quello viene poi dopo, tutto il posizionamento, eccetera, eccetera, viene tutto dopo, ma prima deve sapere lavorare sui desideri di mercato. Non esiste la strategia 1 numero 2 e 1 2 3 e funziona e fai i soldi. Non esiste. Quando qualcuno ti vende un assolutismo, tu stanna alla larga perché sappi che non funziona, oppure se vuoi lo puoi fare anche tu, ma sappi che devi lavorare per quel tipo di settore, quindi vendere strategie copiate di marketing. Sono un divulgatore e parlo di marketing, sono un marketer professionista, mi piace tantissimo e mi piace anche parlare di molti altri argomenti legati nei miei video, potrai sempre vedere che ci sono delle differenze, cerco di parlare di altre cose, cerco di mettere dell'umorismo, della satira, insomma cerco di essere una persona che sia anche piacevole da ascoltare, però nel frattempo mi piace anche dire le cose come stanno e per questa volta ho voluto fare chiarezza su quello che è realmente il marketing che ti vendono questi pseudo guru che si elevano a Dio o quello che è veramente la realtà. Il vero marketer, quello che sa fare il suo lavoro, il marketer professionista, è uno che si fa il mazzo, che mette le mani nella merda, che ha venduto migliaia di prodotti o servizi, che sa adattarlo, ok? Non è quello che ti vende una strategia copiata. È vero che poi queste persone fanno soldi, lo ripeterò 1.000 volte, ma questo non è il segnale che loro siano marketer professionisti. Alla prossima!